Se ho capito cosa intendeva Barid, salvare Fergal è vitale per liberare Alak. Ma per farlo, devo entrare in quel forte. Il permesso non mi darà accesso al forte. Devo trovare un'altra via. Guardi, qui sono vigili. Qual è il problema? Spero che sia la chiave giusta. C'è qualcuno qui di nome Fergal? Sono io. Chi me lo chiede, vichingo? Io servo re Barid Mekimar e re Flann Shin. Ti offrono la libertà. Muori! Grazie, grazie davvero. Ti ammazzo! Troppo gentile, ti ringrazio molto. Tu sei Eivor, vero? Sei con re Barid. Siamo stati inviati qui per avere notizie del re, ma i soldati ci hanno gettati qui dentro. Vi farò uscire. Tornate dal re Flann se potete. Morirà!
problema. All'infinito è con noi! Ti infilzerò a dovere! Tutti con me! Vieni, cugino! Ci stiamo divertendo un mondo, i re e io. È stato l'abate a trasformare questo luogo in una prigione. Cattura ostaggi di tutte le famiglie per dominare l'Irlanda. Chiudi il becco, Domhnall! Eogan ti ucciderà se parli troppo. E Flan ci ucciderà se non parliamo. Sì, è così. È stato Eogan. Ci ha detto di trattenere chiunque arrivasse finché... Finché cosa? Finché l'abate non sposta qui le sue forze. Quanti uomini sono? Quanti? Non lo sa nessuno con certezza. Ha delle compagnie ad Armagh e più uomini di quanto sembri. Non so altro. Mio cugino vi ridurrebbe a un pasticcio di carne e sangue. Ma forse Re Flan vi risparmierà. Sarete trattati come ostaggi e non prigionieri, finché il re non deciderà cosa fare di voi. Ora, invece, pentitevi. Dopotutto ci converrà a non privarli della corona, ma non serve che lo sappiano già ora. Flan deve sapere della trappola. Io ho inviato dei messaggeri per fermare la sua avanzata. Non potevo aspettarti senza far nulla. Sono colpito. Non esserlo. Ho dovuto bere quel piscio per giorni prima che Niall si facesse meno cauto. Ti sei superato. Farò in modo che il re sappia chi è stato il vero eroe oggi. Grazie a te, cugino. Fai in modo che il messaggio arrivi a Flan. Io vi raggiungerò più tardi. Che gli dei vi guidino.
Eivor, ben fatto ad Alak. Marceremo in mattinata. Sarai felice di sapere che guiderai la mia guardia d'onore. Non hai ricevuto il messaggio di Barid. Devi ritirarti, non avanzare. È un'esca per attirarti in una trappola ancora più grande. Barid crede di comprendere questi re, ma la Chiesa ha attecchito e ha prosperato sin dai giorni di mio zio. È la Chiesa a tramare contro di te. Il messaggio non diceva niente dell'abate Eogan. Re Niel e re Domnal cercavano senza dubbio di addossare la colpa su qualcun altro. La Chiesa è un comodo capro espiatorio. E se invece i sospetti di Barid fossero giusti? Eogan è l'abate di Armagh scelto da Dio in Irlanda. Non posso dubitare di lui sulla parola di un amico. Intendi un pagano? Perché siete ancora qui? Non vi è arrivato il mio messaggio? È arrivato, ma re Flann non è convinto. Devi ritirarti subito da Clogher, mio re, prima che l'armata di Eogan ci circondi. Non sei tu al comando, Barid McKimar. Se ci fossero armate, i ricognitori... I ricognitori sono morti. Per Baldur, Flann. In quanti devono morire prima che tu impari a fidarti? Non dimenticare, Barid. Non invocare i tuoi falsi dei in mia presenza. Ascoltate, che cos'è? I lupi di Eogan sono qui. Non sono venuto fin qui per morire in una tenda, mio re. Siamo sotto attacco! Forza! Non devo essere visto in quest'area. Prenderò più teste di te, cugino! Non ci contare! Se resistiamo a questo assalto, vi respingeremo! Gli arcieri! Uccideteli tutti! Dio mi dà forza! Vile! Tirano!
Li abbiamo respinti, ma a caro prezzo. Eivor, dov'è Barid? Barid! Riesci a sentirmi? Barid Vekimar! Hai visto Re Barid? Sì. Visto andare verso la fattoria ai confini del villaggio. Sento una stretta gelida al cuore. Barid! Barid. Eivor. Sono qui. Una fine gloriosa, non trovi? Fosse degna di una saga. Non te l'aspettavi da me. Nessuno sapeva quanto vali. Ma tu sì, cugino. Non hai mai dubitato. Il tuo coraggio sarà ricordato, Barid. Me ne accetterò. Stringi la tua arma, cugino. Ci rivedremo nel Valhalla. È Siegfried il mio Valhalla, Eivor. Il Valhalla non è solo un luogo, ma un lascito. Flann deve sostenerlo. Fallo giurare sul suo dio. Non c'è nulla che i cristiani temano più della collera divina. Sarà fatto. Funerale da eroe. Nella morte, Barid è più grande di quanto non fosse in vita. O forse siamo noi a non aver visto la sua grandezza. È una dura verità. Ma hai ragione. Aveva visto con chiarezza, io l'ho ignorato. Eogan pagherà per la sua morte. E poi? Quando l'abate sarà morto e tu avrai domato il Nord, che farà Siegfried? Gli darai l'appoggio reale? Solo quando sarà pronto. Non sarebbe una mossa giusta al momento. Ah, è la politica! Barid ha dato la vita al tuo servizio. Se ripaghi la lealtà in questo modo, presto non ne avrai più. Questa è un'altra dura verità. Ricambierò il favore. Siegfried non è pronto. Ma lo sarà, con i giusti insegnamenti. Bene, la tua saggezza gli farà bene. Anche il mio sostegno. Ma nessun trono è al sicuro finché Eogan vive. Lo schiacceremo. E dopodiché il destino di questa terra sarà nelle tue mani. Tue e di Siegfried. I cavalli sono quasi pronti, mio re. Sei certo di non voler riposare e ripartire domattina? Non posso dormire con questi pensieri. Ho un'armata e una reputazione da reclamare. Per la seconda sarà più dura. Mia madre mi raccontava delle Morrigan, che si nutrivano di morti eroiche e insinuavano pensieri di guerra negli uomini. Ho pensato di usare la pietra di Tara per scacciare il loro canto, come fece il vescovo Patrizio con i serpenti. Non esiste potere che possa aiutarti nell'impresa. Nemmeno gli dèi cambiano il fato. Il mondo è sempre destinato alla guerra. Le mie erano solo fantasie da bambina. Di a Flann che andrò da lui dopo che avrò parlato con Siegfried. Diglielo tu. Io non me ne vado ancora.
Eivor! Marceremo immediatamente su Armagh. Questo posto puzza come una birreria. Ucciderò l'abate con l'aquila di sangue con le mie mani. Ricoprirò il nord con i teschi di quegli stupidi re. Basta! Se farai irruzione ad Armagh come un berserker, ti crocifiggeranno come il loro Cristo. Mi dispiace, mio re, ma le armi d'assalto che hai richiesto sono state confiscate da Armagh. Maledetto abate! Quelle armi servivano per mostrare la potenza del nuovo re di Dublino! Lascia perdere gli sfoggi di potenza. Gioca le tue carte con Flann. Il re supremo sarà un grande alleato se lo sostieni ora. Da dove arrivano quelle armi? Chi rifornisce Armagh? Una rete di pirati guidati da una setta druidica. Bazzicano la costa del nord e si dividono tra razzie e commercio. Questi druidi si fanno chiamare i figli di Dano? Sì, è così. Il capo si fa chiamare il seme. Ora hai una preda. Ti auguro una buona caccia. Se non desideri altro, mio re, tornerò al mio negozio. Radunerò più forze che posso da tutto il regno e mi unirò a Flann. Insieme vendicheremo mio padre. Hai la stessa forza interiore di Barit. Se la troverai, gli uomini ti seguiranno.